Stavo quasi pensando di non farle le pagelle, perché dopo lo schifo che abbiamo visto ieri dovremmo dare zero a tutti quanti, andarcene a casa e fare finta che non è successo niente. Poi però è arrivata la notizia, voci, dicono che stiamo avviando i contatti per rinnovare Biraschi fino al 2026. Allora dobbiamo vomitare un altro poco, perché forse i messaggi non arrivano forti e chiari come devono arrivare, né i nostri né quelli dal campo, che sono i più importanti, non arrivano. Quindi vomitiamo un altro poco e facciamo le pagelle di Genoa-Fiorentina sperando veramente che sia un episodio isolato, non tanto il risultato, ma la prestazione, squadra in rodaggio, mancavano tanti giocatori, tutto quello che volete, tante attenuanti che comunque non giustificano quello che abbiamo visto. Iscrivetevi al canale, il video di ieri sta volando, l'unica cosa positiva di quando si perde è che i post partita volano, l'unica cosa positiva. Recuperatelo se volete, se qualcuno di voi non l'ha visto, veramente non c'ho voglia di fare le pagelle, ragazzi, perché veramente non devo tanto trattenermi dagli insulti, devo tanto trattenermi, fatemi sapere, posso fare nei commenti come al solito. Martinez 5, mi ha deluso anche lui. Secondo me poteva fare di più di un'occasione, anche sul primo gol si arriva inaspettato e tutto, però l'ho visto veramente incerto, veramente incerto. E francamente da lui mi aspetto qualcosina in più. Gli errori vengono sicuramente da altri, però lui non ci mette mai qualcosina in più, anzi più qualcosina in meno. Quindi gli devo dare 5 per forza. 5 anche a Dragosin. Confuso secondo me dalla non prestazione di Bani, perché Bani lo sappiamo che lui dirige un pochino, quindi spaesato Dragosin. Non ha grandissime colpe negli episodi, però anche lui sul gol di Bonaventura, anche lui se lo perde Bani. Però anche lui è fermo, così vaga, ma anche altre occasioni non esce, non va a contrasto, l'ho visto veramente molle, che proprio da lui poi molle, ma non lo so. Patate bollenti, Bani 4. Allora, lo sapete che io Mattia lo porto veramente in alto e quindi mi fa ancora più male dover dare l'insufficienza grave. Ha fatto peggio di Biraschi, ragazzi. Se andiamo a fare il computo totale, ha fatto peggio di Biraschi. Gli devo dare 4, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Fa anche un fallo di frustrazione, anche cattivo, secondo me. Non mi ricordo su chi. Non ci siamo, Mattia. Io ti ripeto, se tu non stai bene fisicamente, come non stavi bene fisicamente, va benissimo. Ma dillo al mister. Guarda, non ce la faccio, mister. Metti qualcun altro, perché io non sto bene. Perché se devi fare così, no, ragazzi, Bani sbaglia su tutti i gol, e proprio da Mattia Bani non me lo posso aspettare, è il peggiore in campo, fatto peggio di Biraschi, al quale comunque diamo 4 a Biraschi. Ragazzi, io vi invito veramente a vedere, perché molti dicono, Biraghi fa una grande finta, io vi invito a vedere i movimenti del corpo che fa Biraschi sul primo gol. Vi invito a vedere il movimento del corpo, ragazzi, non esiste al mondo, non esiste al mondo. Lo vogliamo rinnovare fino al 2026, ma per fare che? Ma perché forse nel 2026 saremo in Serie C e quindi può essere un, ma io, francamente per me non può giocare neanche in Serie C Biraschi, ma assolutamente no. Ragazzi, sveglia, che qui così non va bene, non va bene. Anche sul quarto gol, ragazzi, ma dov'era Biraschi? Che deve andare Torsby a fare la diagonale difensiva dall'altro lato, neanche dal suo lato deve andarci Torsby, perché Biraschi non si sa dov'è. 4. Aaron Martin, 4 e mezzo, spaesato, veramente spaesato anche lui, non fa niente, non difende, non attacca, tutte le attenuanti del caso per lui, che comunque si è trovato in una situazione un attimo un po' strana, però francamente mi aspetto di più. 4 e mezzo, non fa niente. FT 5. Allora, io l'ho detto anche ieri, lo ripeto: sfido chiunque a giocare con Biraschi alle spalle. Sfido chiunque a giocare con. Voglio vedere se metti Hakimi e lo fai giocare con alle spalle Biraschi. Hakimi, che partita fa? Quindi, per favore, non giudichiamo FT da questa partita. Forse ci fosse stato Sabelli, era più indicato per fare questo tipo di partita con la Fiorentina. Fatto sta che c'era FT, ha giocato male, 5, ma calma con lo svizzero, calma con lo svizzero, che l'abbiamo visto che se sta bene lo svizzero va bene. Quindi calma. Badel, 4. Fantasma, uno che dovrebbe dare la superiorità numerica a centrocampo, perché noi siamo in 3 e loro sono in 2.
riesce a dare l'inferiorità numerica. Allora, io non lo voglio più ripetere. Noi non possiamo giocare con Milan Badel perché giochiamo in 10 contro 11. E se in Serie B in 10 contro 11 avevamo uno squadrone e magari potevamo andare bene, in Serie A non si può giocare in inferiorità numerica. Quindi, per favore, è arrivato Malinowski, passiamo al 3-4-2-1, a quello che volete, ma Badel non può giocare. Non può giocare. Se non è Malinowski che deve prendere la sua posto in campo, prendiamo un qualsiasi vertice basso e lo mette, perché no, anche quello che fa sul secondo gol, che lì, come è successo con il Modena, lì gli viene preso in un secondo, gli vengono presi 5 metri in un secondo, non è possibile, basta. Torsby 5, sovrastato da giocatori che non dovrebbero sovrastarlo né per dinamicità né per fisicità, per niente lo sovrastano. Anche lui probabilmente è vittima un po' di tutto quello che è stata la parte, però no, Torsby no. Frendrup, 5 e mezzo, probabilmente quello che salvo di più rispetto a tutti, secondo me il meno peggio, perché non si può dire migliore, il meno peggio, fa anche qualcosina di buono, devo dire la verità. Non mi piace il modo in cui rompe la linea sul primo gol e manda al bar FT e Badel, li manda lui al bar prima di tutto, poi va Biraghi, fa quello che vuole perché dietro sono inabili, però il primo a rompere la linea è lui, quindi gli do 5,5. Per il resto fa una discreta partita. Gudmundsson sarebbe da 5,5, ma gli do 5. Perché lo sapete che io da quelli che mi aspetto di più, poi gli do di meno. Perché non è possibile. Sapete perché gli do 5? Per quel colpo di testa che fa alla fine, con quella sufficienza che fa, vabbè, tanto ormai è finita. No Albert, io ti voglio, beh, ti amo, ti sposerei, ti farei tanti bambini, tanti figli con te, non ti preoccupare, mi ingravido io, stai tranquillo. Ti voglio tanto bene, però la sufficienza dell'ultimo colpo di testa non va bene. Non va bene. 5. 5 e mezzo a Retegui, che poveraccio, sta lì davanti, a volte torna anche lì e dice vabbè, fammi vedere un po' se riesco a combinare qualcosa io, non ci riesce, ma veramente noi hanno dato un pallone non da buttare dentro, da gestire, da farci qualcosina, una parvenza di passaggio, di niente, poveraccio, la sufficienza non se la può prendere chiaramente perché non è possibile, però 5,5 insomma, ai subentrati diamo 5,5 di stima perché entrano sul 4-0, insomma, a risultato e ad andamento psicologico ormai acquisito, Jagiello, chi è entrato? Jagiello, non mi ricordo neanche, Kuban e qualcuno, e Vasquez, gli diamo 5,5, insomma, che dovevano, poveracci anche loro, che dovevano fare, a Girardino gli diamo 4, mi dispiace veramente, mister, mi dispiace, ma non va bene, allora tu Biraschi non lo puoi far giocare, Biraschi non può giocare, punto. Biraschi non può giocare, io non do nessuna giustificazione al vedere Biraschi in campo, nessuna. Se Bani non sta bene, parlatevi, oh Mattia stai bene, ce la fai? No, non ce la fai, vediamo qualcos'altro. Se gli uomini non ce li hai in questo momento, perché De Winter è appena arrivato, Maturro è sparito, Vogliacco sta fuori, ma cambia modulo, cambia, passa a 4, io non è che voglio sentenziare, per me 3-5-2 va bene, ma se non ce li hai... Se non ce li hai, passa a 4 dietro. Amen. Ce ne facciamo una ragione. Meglio a 4 che con Biraschi. Dio santo. E anche sto Badel. Ma no! Troviamo una soluzione. Troviamola. Poi al di là delle scelte degli uomini, partita oggettivamente preparata male. Partita, la Fiorentina ci ha polverizzati. Quindi, esame di coscienza. Tutti quanti, io ho fiducia in tutti quanti, nella società, nel mister, nei calciatori, tranne in Biraschi e Badel, in quelli non ho fiducia, però ragazzi sveglia, perché la Serie A è un'altra cosa, in Serie A non si possono fare gli errori che si sono fatti ieri, di concetto, di tutto, non si può. Un bacione ragazzi, alla prossima.